Giovani, sono Riccardo e questa è Gamespatia. Oggi siamo su Minecraft Mods Old Horror. Mamma mia, le cose grosse. È una mod di Minecraft che racchiude tutte le principali mod horror del gioco. Io non ho la minima idea di cosa aspettarmi. E mentre faccio Ventura Alone, creiamo il nuovo mondo. Il mondo, ovviamente, si chiamerà Gamespatia perché... modalità sopravvivenza e... andiamo subito così al volo. Non so che tipo di mod si avvieranno, non so come funzionerà il tutto. E non ho visto manco immagini, quindi non ne ho idea. Vi dico tra l'altro, per applicare le mod, per avviare le mod, ho usato CarsForge, che vi fa una sorta di downgrade delle versioni per usare la mod. Deve solo avere Minecraft, chiaramente installato sul PC, e poi lui ti consiglia come fare per installare, ma fa tutto lui. Se volete più informazioni su come funziona l'installazione, fatemelo sapere nei commenti e vi spiego tutto. Allora, lagga tutto, però sta caricando il mondo. Aspetterei prima di diminuire le impostazioni. Ah no, dai. Si riesce. È tutto molto più tetro. C'è anche una strana nebbiolina. Io c'ho un libro. Questo sono io. Sono un po' storto. Come cazzo si faceva terza persona? Eccola. No, non ti vedo. Aspetta, così. Ah! Salve! Ma che inquietantissimo, signore. Giochiamo così, non lo guardiamo. Materials and you by Skilla, cioè? Oh, materials. Ma che figata, ma che è? È un libro delle ricette. E ti dà... che cazzo? Ma che è? Ma si è proprio avvicinato all'orecchio, ma ha fatto... Io esplorerei, comunque sì, abbiamo un libro delle ricette. Ma che bello che è. Questa è tra l'altro la versione 1.12 di Minecraft, perché sennò la mod non era compatibile. Ma come vi dicevo, CarsForge fa tutto, quindi non vi preoccupate. Comincerei semplicemente a costruire il mio rifugino per la notte, perché ho paura che usciranno cose molto brutte. Però signori, l'audio, anzi facciamo 70. Fatto. Come sottotitoli? Ma che senso sottotitoli? Cioè c'è gente che parla? Allora, i polpini neri sono sempre rimasti. Quelli di default fanno cose brutte. Ah, mi dice pure la loro vita del calamaro. Non eri un polpo? Da quando sei un calamaro? È bellissima sta mod, signori. Allora, devo ricordarmi come funzionano le basi. Ma scusatemi, ma se io c'ho... Oh, ma che è sta roba? Va bene, cerchiamo materiali. Allora, la prima cosa da procurarci è... non pietra, ma legna e... non è la pietra il primo. Scattino. Brutte le caverne. La legna sicuramente per cominciare a creare i picconi. Non mi ricordo... il primo piccone com'è? Che cazzo è quel coso, signori? Ma perché? Ma gli uccelli di merda! Porco Giuda! Ma che cazzo sei? Ma vaffanculo! Bra! Ai! Oh, mi insegue! Moriamo piuttosto suicidati buttandoci che facendoci uccidere da qualcosa. Zigridlikri è precipitato, ponteggio 3. Ora c'ho una chiave. Ah! E alla The Binding of Isaac, respawnano con cose diverse? Progresso compiuto. Io sto scoprendo cose. Poi alcune cose sono tradotte, altre no, abbiate pazienza. Ma va bene. Right click to reveal the content. Ah, sono un cretino. Strange grave. Ma che cazzo me ne faccio della grave dust? Porco Giuda. Ci sono pure le isole sul cielo. Come funziona? Allora, io non tornerei da quell'amico là, tutto aperto, che ci ha ucciso tipo in 2 secondi. Io non oso immaginare com'è la notte. Non ci voglio manco arrivare alla notte. Grave dust si seccavano a tradurla. Dovrebbe essere la pietra grave delle tombe, tipo. Cosa faccio con la chiave? Grave key. Devo trovare una tomba in qualche modo. Cioè, trovo un albero. Io era l'obiettivo iniziale che volevo. Porco Giuda, cos'è? È un pastore tedesco incazzatissimo. Non ha i baffi, ma è comunque incazzatissimo. Quello ancora dietro? Il pastore tedesco? È calmato? Ma la pecora aveva degli occhi strani, è stata la mia impressione. Il maiale. Sei un maiale nero e io ti ucciderò. Dov'è? Aspetta. Aspetta che col girasole qua
Aspetta, quanto cazzo è sensibile il mouse. Muori. Oh, carne di maiale. Non lasciano nient'altro? Come, mi scusi? È un verbo? Sì, l'ho capito che devo trovare l'albero. Ho trovato quello da caccia, va bene comunque? Ah, non mi ricordo come si fabbricano le assi, aiuto. Cazzo, ma sono un cretino, li devo fabbricare qua. E da due ore... Non mi ricordavo, giuro. Sono proprio un cretino. Sì! Forse potevo prendere... Che rumore brutto. Potevo prendere... Si sta già facendo notte, io ho capito solo come cazzo si faceva. Vai, crealo, banco da lavoro. Tiè. Ah, banco da lavoro. Cosa posso fare? Signori, però io qua mi devo ricordare, mo. Non vedo un cazzo, state scherzando? Non vedo un cazzo. E io non mi ricordo manco che cazzo si fa col banco di lavoro. Cos'è quel coso rosso? Allo? È crashato il gioco? Ah, ok. Pensavo fosse crashato il gioco. Cos'è sto rumore fastidiosissimo? Doveva essere il portale? Ma che cazzo mi sta... Ma cosa sei? Ma aiuto! Ma perché? Ma che mondo di merda! Ma perché sono venito qui? No, 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 via, 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 via. Via, via. Via, via. Ci sono le renne di Babbo Natale indemoniate! Che cazzo ho visto? Ora ho due chiavi della tomba. Ah, le chiavi della tomba servono per riprendermi tutte quelle che è nostre. Però, signori, non vedo un cazzo, abbiate pazienza. Dov'è la luminosità? Come cupa? Ma no, ma dammi un po' di luminosità che non si vede un cazzo. Ma non si vede un cazzo. L'hai conservato. Brillante. Ah, ok. Ma no, vedo solo il cielo. Non vedo un cazzo. Vabbè, lasciamo la cupa allora. Cioè, lasciamo la cupa. Ah, non si vede un cazzo comunque. Ce l'ho ucciso da una gru. È un Pitch Black. È il film, quello con Vin Diesel. Ruttano, ruttano. Dove cazzo era? Ma che paura, madonna. Oh, luce, luce, no. Siamo al buio di nuovo. Ah, sei tu. Gru, mi mangi? No. Ma io non voglio essere mangiato da Gru. Aiuto. Mi ha mangiato. Mi ha mangiato Gru. Gru è molto cattivo. Gru è tutto buio. Mi stanno mangiando cose. Io non vedo cosa mi mangi. Che cazzo sta succedendo? Una luce. Ci provo, eh. Chi è lo chef del sole? Baraco. No, ce l'ho quasi. Dai. Porco Giuda. Non riesco a... Ragazzi, ma è un incubo. Mi ha ucciso un ragno. Mi ha carbonizzato. Fa un ragno a carbonizzare. Aiuto. Mi vogliono uccidere. Oh, salve. Siete amici? No, Baraco mi sa che non è molto amichevole. Baraco, aiuto. Sì, sì. Sono morto. Sono morto lottando con Baraco. Io non ho lottato con nessuno. Mi stanno semplicemente massacrando. Diciamo così, mi sono rotto i maroni. Mi butto in un buco di culo. E aspetto che finisca tutto. A tra poco. Mi si è materializzato dentro, io non ci credo. Porco Giuda, cazzo. Mi serve il giorno. Mi devo perlomeno costruire un letto alla velocità della luce con una costruzione più o meno sicura. Gamespatia. Ancora? Allora, bene. C'è anche la Petta. La Petta è cattiva. Guardate la serie principale, è molto cattiva. Cazzo vuoi? Sei il cigno brutto in cui nessuno ti vuole, vieni da me. Dov'è? Scappato. Perché mi segui? Perché ho come l'impressione che anche lui mi voglia uccidere in qualche modo. Basta. Bene. Allora, prendiamo gli ultimi due blocchi e questa sarà la nostra casetta.
Direi che è abbastanza claustrofobica per morire, però va bene così. Potrei anche chiuderla così. No. Certamente, ma porco. Potrei anche chiuderla così, così da mettere il letto per lungo. Quindi per ora va bene. È una cazzo di tomba, ma va bene. Mi servono le pecore per il letto, giusto? Se non ricordo male. Banco di lavoro, lo mettiamo. Porco Giuda, lo mettiamo qui. Ma scusa, posso addirittura cercare? Ah, accetta. Di legno. Bastoni e assi. Bene, e abbiamo la nostra accetta e già è qualcosa. Sembra meglio d'incazzo. Ma perché c'è quel coso? Ma porco Giuda! Dai, signori, ma davvero? Ma sei un figlio della merda, ma aiuto! Ma mi ha distrutto casa, sto pezzo di me. Dov'è? Sparito? No, è lì, porco Giuda, con lo schifo. Aiuto! Aiuto! Vieni qua, pezzo di merda! Ma proprio mi ha fatto... Your first grave, bene. Mi ha fatto perlomeno rinascere nella casetta. Ma ha distrutto tutto perché è un figlio... Che cazzo è sto coso? Carne in petto. Ma puttana. Che schifo. E... Bene, prendiamoci due blocchettini che mancano. Bene, ma sono un cretino. Bene. Cos'è? È un vampiro, è un pipistrello, non lo sa manco lui. Va bene, addio. Le pecore, porco Giuda, dove sono? Io non ho dei fucili a pompa in sto gioco. Non so se ci sono fucili. No. Che figo che ti sporchi lo schermo di sa... Bia! Che cazzo è? Togli, non ti avvicinare, brutta merda. Aiuto! Ma cosa sei? Madonna, signori. Che cazzo è? Devian? Devian form. Beh, io fretta non mi... T'ammazzo. Tifo non mi fa. Io t'ho ammazzato. T'ho ammazzato a pugni, brutta merda. Non mi hai dato niente, tra l'altro. Madonna, che brutto l'effetto morte. Me ne sono accorto solo ora. Ero troppo impegnato ad ucciderlo. Help! Ma che? Ma, io, ma mi sta facendo male la testa! Pollo, pollo, mangia! Ma signori, ma non ho già abbastanza vita da dovermi curare, o mi sbaglio? La zucca la possiamo mangiare diretta. Che carina la zucca così di Halloween. Come cazzo mi curo in sto gioco? Perché non si cura mangiando? Come facevano di solito? Che cazzo sei? Ma cos'era? Mi ha ammazzato, mi ha punzecchiato qualcuno. Che cazzo è quell'edificio? Voglio vedere cos'è prima che sparisca il sole. Aspetta, che poi non si vede un cazzo. È una piscina comunale, cos'è? Dai, sali! No, sto diventando troppo buio, non si vede più un cazzo. Io in quei portali di merda non ci entro mai più nella vita. C'è gente sopra. Ah, c'è una lucina. Me lo tengo stretto il fungo luminoso. Lo distruggo, lo posso prendere? Lo posso piantare? Mi fa luce! Oddio, ma che cazzo d'atmosfera figa! Fungo, però non sparire, eh! Oh, che cazzo sei? Oh, che cazzo sei? Togliti! Cos'è il pipistrello di merda? Dov'è? Dov'è? T'ammazza a pugni. Dov'è? Cosa cazzo ho risvegliato? Aia! Aiuto, signori. Vai, fungo. Avete visto Quiet Place? Io l'ho visto proprio ieri. Praticamente è passata una sorta di cosa che mi ha tagliato e mi ha ucciso. Come l'inizio del film, guardate. Spoiler, ma vabbè. Signori, ok, va bene. Siamo veramente nella merda e ok. Questa era la prima puntata. No, ma lasciamolo così proprio con i suoni, con le cose che appaiono. La prima puntata di Minecraft All the Horror, che è la mod, appunto, come dicevo all'inizio, che racchiude le principali mod horror. Mi aspettavo fosse molto diverso, invece è veramente interessante in realtà giocarlo.
Non so se sarà un provato o effettivamente sarà una serie. Lo deciderete voi, me lo direte nei commenti. Farò un sondaggio dopo circa un giorno. Quando lo pubblicherò, il giorno dopo uscirà il sondaggio se volete effettivamente la serie. E fatemi sapere, non so che obiettivo avrà. Sicuramente magari uccidere i vari mostri, i vari boss, succedono cose. Io veramente sono in enorme difficoltà. Non tocco Minecraft da un po' e ho già dimenticato come cazzo si crea anche l'accetta, quindi avrò bisogno sempre d'aiuto, ma va bene. L'atmosfera è fighissima e onestamente mi ispira, mi piacerebbe tornarci. Fatemi sapere quindi se vi è piaciuto e se volete effettivamente una serie. Alla prossima, bye bye.